Invito l'ambasciatore Terzi di Sant'Agata con anche un saluto e un applauso. Grazie. Grazie molto, dottor Messe, grazie infinite a tutti voi, soprattutto alle autorità presenti, ma un ringraziamento particolare al presidente della Fondazione Luigi Einaudi, avvocato Benedetto, al professor De Luca, che anche nella sua molteplice funzione di presidente di questa meravigliosa associazione del gruppo e di Deus ex machina dell'AISES e che continua anche nel Dipartimento per le relazioni internazionali della Fondazione. Il vantaggio di parlare per ultimo è quello di essere perfettamente consapevole che il grado di sopportazione di questa grande istituzione di cui siamo ospiti, oltre che il vostro personale, è limitato nel tempo, nel senso che se i miei ricordi sono giusti, alle 7:30 is the end of business, come si dice in questo gruppo. Quindi forse ci sarà qualche secondo di tolleranza, ma impone anche al sottoscritto di non essere eccessivamente prolisso. Vorrei fare veramente alcune piccole osservazioni su quello che è stato detto di estremo interesse sul piano industriale, il Presidente General Electric Italia, il Professor Salvatore, il Dottor Scalera, hanno dato un quadro economico molto suggestivo di quello che è la posizione dell'Italia in questa nuova realtà che io vedo come realtà geopolitica, ma è prima di tutto is the economy stupid, ritorna, è essenzialmente l'economia alla quale stiamo guardando 20 anni dopo l'inizio della 25 anni dopo l'inizio della globalizzazione all'epoca del primo mandato di Clinton, guardiamo ancora adesso a un fenomeno probabilmente di limitazione, di contenimento almeno di alcuni effetti della globalizzazione. Sarei quasi tentato di accennare più che a protezionismo, a una tendenza alla deglobalizzazione, perlomeno su alcuni effetti che vengono visti in molte realtà politiche interne anche all'Europa e soprattutto all'Europa come degli effetti perversi di un'eccessiva capacità, soprattutto della finanza, ma in genere della grande impresa e di questa concentrazione enorme di ricchezza che si è sviluppata senza precedenti dall'epoca della grande crisi del 29 perfino, e che ha creato una difficoltà, una disfunzionalità del normale processo democratico anche nei nostri paesi. La democrazia liberale e l'economia liberale sembrano quasi risentire, anche essere appesantiti sicuramente, forse anche secondo alcuni anche compromessi dai processi di globalizzazione. Ecco, con tutte le cose sarei imbarazzato a entrare nei dettagli di quelli che sono gli indicatori macroeconomici in America rispetto all'Europa e che cosa abbiamo di fronte nel quadro della crescita o della scarsa produttività in Europa, per converso, o delle difficoltà che abbiamo soprattutto in Italia a rilanciare la crescita. Ma mi sembra ci siano alcuni elementi fondamentali che dobbiamo guardare. Il 2016 è stato un anno in America nel quale si è, e il professore citava il periodo 2010-2016 come un periodo di crescita americana nettamente superiore a quella europea e a quella giapponese, 2,1% rispetto a dei tassi da piangere, onestamente, nelle altre due grandi economie. Ma la corsa in America è già iniziata prima di Trump. È iniziata perché si è già percepito dall'inizio del 2016 un aumento, un miglioramento nel ciclo delle scorte, per esempio, un'indicazione dei prezzi dei futures e delle aspettative degli operatori. Quindi su questo si è
inserito questo grande fenomeno, questa grande energia di volontà, oltre che di visione macroeconomica, che è il mondo repubblicano, non repubblicano tradizionale, ma è un repubblicano che costituisce quasi una fusione, un ibrido di pensieri economici, perché da un lato abbiamo tutto la tax review, il tax code review proposta dai repubblicani, assorbita da programma Trump, e dall'altro abbiamo una sorta di deficit spending. Non è deficit in termini propri, perché sappiamo che non sarà tutto a carico del bilancio federale, ma sarà motivato da generato da dei moltiplicatori di spesa, ma comunque sicuramente il famoso trilione di dollari buttato sul piatto della bilancia per rifare l'America, anche visivamente nelle infrastrutture e nella potenzialità di investimenti. Ora, tutto questo cosa dà? Dà un impulso grandissimo, darebbe un impulso grandissimo anche al mercato euroatlantico nel suo insieme, e quindi all'Europa, se non ci fossero dei fattori limitativi che preoccupano. Il primo fattore è sicuramente questa teoria della bilateralizzazione degli scambi con un obiettivo di bilanciamento. È verissimo quello che ha detto il professore sulla Germania. Fra l'altro, qui c'è anche un piccolo codicillo, ma non entro, non voglio, per carità, non voglio essere asfaltato, come si dice da qualche parte, da professore, ma c'è una piccola precisazione però che è leggermente in diminuzione rispetto alle cifre che lui ha citato, perché se noi guardiamo i contenuti dei prodotti esportati dalla Cina, vediamo che in quei prodotti c'è una forte componente nella catena internazionale del valore, c'è una componente asiatica, dei paesi non Cina, dell'Asia, che ridurrebbe, si sembra, almeno di un terzo, questo surplus immenso da parte cinese. Ma sicuramente in questo senso invece per la Germania sarebbe il ragionamento inverso. I contenuti sarebbero soprattutto tedeschi anche all'esterno della Germania, e quindi il surplus sarebbe addirittura di un terzo superiore. Ma senza entrare in queste technicalities, non c'è dubbio che per quanto riguarda l'Italia, se uno guarda questo problema della bilateralizzazione del commercio internazionale, noi ci troviamo, andiamo a vedere la bilancia commerciale fra Italia e Stati Uniti, abbiamo un attivo di 12 miliardi, 13 miliardi all'anno. E allora ve l'immaginate una situazione nella quale noi, che abbiamo lanciato alti lai da anni sul problema delle sanzioni alla Russia, perché perdiamo su queste sanzioni 3 miliardi di dollari all'anno, quale sarebbe la nostra situazione economica se dovessimo andare a mettere in discussione? Ma io credo onestamente che questi aspetti della bilateralizzazione verranno alla fine attenuati dal passaggio un po' retorica della campagna elettorale all'attuazione, una volta rodata la macchina della nuova amministrazione. Teniamo presente che anche nelle amministrazioni precedenti, democratiche e repubblicane, c'erano state queste difficoltà di assestamento, magari meno colorite perché non esisteva ancora Twitter, ma sicuramente c'erano stati dei problemi di assestamento anche in quel periodo. E allora qual è il problema che noi dobbiamo soprattutto aver presente da europei? Credo che ci sia un'esigenza assoluta di avere una comune strategia economico-commerciale, non tanto e non soltanto nei confronti di questa amministrazione americana, ma anche nei confronti del resto del mondo, perché è soltanto attraverso questa strategia che noi possiamo tenere aperte le forme invece positive della globalizzazione, che sono
la multilateralità degli scambi, l'universalità, fin dove è possibile, delle regole sulla proprietà intellettuale, sulla ricerca, sulla protezione degli investimenti, sui sistemi tariffari, su tutte quelle che sono le condizioni base per un operatore, ma vogliamo dire anche sui sistemi di giustizia, e qui passerò subito dopo, parlando della fondazione del nostro lavoro, passerò un secondo a parlare dello Stato di diritto e di questo grande impegno che è stato lanciato proprio da quel grande visionario che era Marco Pannella. Ecco, quindi questi aspetti di mantenere il regime generale creato da decenni sulla libertà degli scambi, principio profondamente liberale, di un'economia di mercato trasparente, di una equità, di una fairness nei comportamenti degli stati e nei comportamenti delle imprese, di una responsabilità sociale anche delle imprese. Tutti questi aspetti non possono cadere in un dogmatismo di abolizione a colpi d'ascia di accordi internazionali, ratificati o non ratificati, perché prima dicevo a Margherita Boniver, facevo vedere, lei si è spaventata del numero di pagine che avevo messo insieme in vista di questa discussione, ma avevo scritto qualche riga che sembrava quasi copiata da quello che il professor Salvatore ha detto sul TPP, sulla Trans-Pacific Partnership. Ora, l'abolizione della Trans-Pacific Partnership, se non risponde a una visione filosofica e della politica profonda interna americana, non si capisce che utilità abbia né per gli Stati Uniti, né per tutto l'Occidente, né per gli altri paesi asiatici, perché fa semplicemente il gioco di una grande potenza espansiva e in cerca di affermazione globale, anzi forse non neanche di un duopolio, ma addirittura di una preeminenza mondiale come la Cina, nella sua visione anche rivelata dagli strateghi e da ricercatori, ma anche da voci importanti all'interno del governo cinese, fa semplicemente vedere come la rinuncia a questo sistema è un autogol, perché il TPP riguardava l'applicazione in un'area enorme di 600 milioni di consumatori, di abitanti, di paesi dell'ASEAN che si andavano integrando rapidamente, che si stanno integrando rapidamente, di comportamenti non soltanto economici, ma di comportamenti politici e di culture che assicurano l'eliminazione del lavoro minorile, alcuni standard anche sociali, la libertà di associazione sindacale. Ecco, tutti questi elementi sono elementi fondamentali per noi, per il nostro mondo, anche per gli stessi europei che hanno interessi in quel mercato. Ecco, quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto riguarda le controversie. Nel diritto, nel mondo internazionale, nel mondo dell'economia internazionale, dell'economia globale o anche protezionista, è assolutamente fondamentale la certezza del diritto e la capacità di poter disporre di un'autorità che stia sopra in qualche modo i governi e accettata dai governi e dagli stati per risolvere e dirimere le controversie. Questa autorità è la World Trade Organization, WTO. Ora, ha preoccupato in questi ultimi giorni la notizia che il governo americano avrebbe iniziato un'analisi di quali possono essere le misure unilaterali per far fronte a comportamenti ad avviso americano scorretti e non accettabili sul piano della normale competitività, per risolverli direttamente senza passare dal WTO. Ecco,
Questo è un pregiudizio che si crea a un sistema di governance dell'economia che ha funzionato bene da diversi decenni, che ha consentito anche agli stessi produttori americani di risolvere positivamente centinaia di casi di dumping, di countervailing duties, di contestazioni che non si sarebbero risolte altrimenti, e facciamo l'esempio chiaro di quello che è avvenuto per esempio nel campo dell'automotive, in diversi settori critici e strategici dell'industria americana, l'ultimo è sulla riduzione richiesta alla Cina della sovraccapacità di produzione dell'acciaio. Quindi su tutti questi temi io credo che da un lato l'occasione congiunturale ma anche strutturale di una crescita americana ancora più forte di quella che si è verificata nel 2016, ma anche la possibilità che a questa crescita continui a restare agganciata anche l'Europa e il resto del mondo. Ricordiamoci che la Cina ha dovuto rivedere un po' al ribasso i suoi tassi di crescita, ma siamo sempre al 6,5%, è sempre un forte interesse dell'Europa e dell'Italia di avere delle regole certe e garantite sul piano multilaterale, e su questo c'è un'esigenza assoluta degli europei di essere insieme e di continuare ad avere una strategia comune. È forse un auspicio con quello che stiamo vivendo e ascoltando? No, io credo che ci sia una volontà e ci siano anche le condizioni politiche affinché ciò avvenga, al di là del grande dibattito se l'Europa di domani dovrà essere un'Europa federale, oramai una prospettiva sicuramente di lunghissimo termine, nonostante la passione che noi mettiamo all'affermazione di un pensiero italiano sull'Europa che va in questa direzione, ma più probabilmente una struttura confederale con mille diverse ipotesi di geometrie variabili, di cooperazioni rafforzate o di altre alchimie che poi deriveranno soprattutto dalle elezioni politiche dei quattro principali paesi che in quest'anno si affrontano le elezioni politiche. Il punto che mi porta qui questa sera e che ho l'onore di citare a seguito di quello che ha detto il Presidente Benedetto è perché la Fondazione Einaudi ha ritenuto di creare questo Dipartimento per le Relazioni Internazionali e perché riteniamo che sia il momento di accrescere gli sforzi nell'affermare che anche nelle relazioni internazionali è essenziale la libertà democratica, l'universalità dei diritti umani, la legalità nella gestione della cosa pubblica e nelle dinamiche di mercato. Sapendo di venire qui nelle ultime ore, ho dato una scorsa al bellissimo sito web della Fondazione, qui facciamo un po' di pubblicità anche a chi cura, veramente bravissimi, non so esattamente chi sia l'autore del sito, ma vedo che Giuseppe l'ha già individuato e lo segnala, veramente fatto bene, perché fa capire, dà la possibilità di riascoltare alcune lezioni tenute alla scuola di liberalismo della Fondazione. E se le si riascoltano, si ascolta anche qualche dibattito guidato da Enrico Morbelli, la persona che col Presidente Lupo ha seguito per tanti anni questo percorso di internazionalizzazione di questo mondo della Fondazione Luigi Einaudi. E si vede come si sottolinea in queste lezioni il fatto che le rivoluzioni liberali, le tre rivoluzioni liberali, non soltanto quella americana e quella francese, ma mettiamoci anche, ricordiamoci che è altrettanto importante quella inglese, hanno plasmato i valori dell'Occidente ed hanno plasmato questi valori in una concezione dello Stato di diritto nella quale nessuna autorità, nessun governo e nessun re, nessun potere
adesso si direbbe i poteri forti della finanza, per fare un esempio. Nessuno può stare al di sopra della legge. Ma lo Stato di diritto, come diceva, ha continuato a dire per tutta la sua vita, ma soprattutto negli ultimi anni, quel grande visionario, quel grande liberale e libertario che era Marco Pannella, lo Stato di diritto deve essere uno Stato di diritto compiuto, non uno Stato di diritto formale, artefatto, perché anche, con rispetto parlando di un paese col quale abbiamo relazioni diplomatiche, la Corea del Nord, anche quello è uno Stato di diritto. Ma lo Stato di diritto che interessa a noi è uno Stato che risponda a quei valori radicati e fondamentali nelle democrazie che si sono affermate, che affondano le loro radici nella storia delle tre rivoluzioni illuministe e liberali. E allora se questo è il punto fondamentale della creazione di questo organismo, che è il Dipartimento per la politica estera, il Dipartimento per le relazioni internazionali, io credo che non vi sia dimensione più rilevante in quello che noi ci proponiamo di fare, di vedere l'Italia come un protagonista unico in quella che da qualche anno, grazie a Federica Olivares, la professoressa Olivares, chiamiamo sempre più frequentemente diplomazia della cultura. Cioè, la diplomazia della cultura è un interesse nazionale per l'Italia, per affermare la sua proiezione globale. E sono contento che proprio lei, che da tempo è impegnata in un modo straordinario in collaborazioni universitarie, nella creazione di percorsi accademici proprio incentrati sulla diplomazia della cultura, abbia accettato di essere autorevole parte dell'advisory board di questo dipartimento, così come sono anche molto, vorrei riconoscere in questa sala la presenza del professor Luca Poma, che è un ispiratore, è un artefice di idee e di innovazioni che rientrano sempre in questo filone di pensiero e che spero ci onorerà sempre del suo appoggio e del suo sostegno. Qualche volta mi dice: lasciami lavorare anche per qualcosa che mi porta degli utili a me e alla mia azienda, e non continuare ad ossessionarmi con iniziative nuove. Ma questa so che gli è particolarmente cara, perché anche emotivamente appartiene al mondo della libertà. Nella Agenda for Peace, che il segretario generale Boutros Ghali aveva lanciato nel 92, 25 anni fa, si radicava per la prima volta una fondamentale correlazione tra sicurezza, diritti umani e sviluppo. A un quarto di secolo questa saldatura, questa correlazione, sicurezza, diritti umani e sviluppo, si sta sciogliendo, non si sta blindando. Si sta sciogliendo perché i diritti umani e libertà democratiche stanno purtroppo arretrando. In una quindicina di paesi ci sono, in soli 15 anni, sono più di 20 paesi nei quali c'è stata un'involuzione abbastanza marcata. Quindi cito semplicemente questo aspetto per dire che l'elemento diritti umani e Stato di diritto sono assolutamente fondamentali nella politica estera che un paese come il nostro deve condurre e portare avanti, e anche in una mission che il Dipartimento della Fondazione Einaudi, che ho l'onore di guidare con delle persone che saranno veramente la mente di quello che faremo, deve essere altissimo nelle nostre priorità. Ci sono delle trasformazioni geopolitiche seguite alle primavere arabe nel mondo mediterraneo. È riemerso un contrasto est-ovest che ha innescato dei dibattiti accesi sul rapporto
di democrazia liberale e sistema di governo, ma soprattutto il dibattito più acceso è quello che riguarda il rapporto fra democrazia ed Islam politico. E io sono particolarmente onorato della presenza del professor Imam Yahya Pallavicini, presidente del Coreis, e dell'attenzione che lui riserva ai dibattiti anche di un mondo laico come quello che è qui questa sera, perché è un discorso sullo Stato, sulla politica estera, che ha a che fare con la religione solo perché vuole garantire alla religione, alla libertà di espressione, di credere o di non credere, vuole garantire una libertà assoluta nel rispetto, allo stesso tempo, delle leggi dello Stato e dei principi costituzionali. Ed è per questo, e l'ho citato per ultimo in ordine cronologico ma non in ordine di importanza, perché ritengo che questo sia, nell'ambito della visione dello Stato di diritto, sia l'elemento forse più importante, l'elemento fondamentale della libertà, che un dipartimento che si occupa di relazioni internazionali all'interno della Fondazione Einaudi debba avere come priorità altissima. Vi ringrazio della vostra attenzione e sono molto lieto, guardando anche gli ambasciatori e i diplomatici presenti, con grande riconoscenza per essere con noi, per aver resistito sino alla chiusura della sala, potremo collaborare e lavorare insieme ancora in futuro. Grazie molte. A questo punto a me non resta che unirmi ai ringraziamenti e dare appuntamento alle prossime iniziative della Fondazione Einaudi e di AISES, e quindi questo vuol dire a prestissimo. Arrivederci, buona serata, grazie.